Lo stop. Siamo tornati all'incrocio più pazzo del mondo, se non altro di Bari. Sì. Via, ti ricordo, La Speranza. Sì. Via Petrelli. Vai lo zio, contromano, che stai guardando, senza fermarsi allo stop, col monopattino contromano su via Crisanzi. Guardalo là. Op! E dalla. C'era quella canzone, fermati allo stop. Dai, fermati allo stop. Attento. Perché qui non se ne fotte nessuno. Cioè non ci sono pedoni, non ci sono passeggini. Lo vogliamo noi, bravo. Invece no. Bravo, perché non ti metti... No, niente, neanche... No. Dico, possiamo metterci e te. Guarda, ci mettiamo qui. Uh-huh. A parlare in modo tale che la gente magari quando arriva si ferma allo stop, perché qui non si ferma nessuno. No. È vero? Quante volte hai rischiato di essere manduata all'aria, come dicono a Bergamo del resto? Buttato all'aria. Che... Sempre quinto potere, ricordati. Cambia tutto per non cambiare niente. Ricordati. Ho approfittato per fare anche quell'altra cosa. Ma perché siamo qui? Soltanto per questa ragione? No. Siamo qui perché questa zona è un po' un porto franco. E mi ricordo quando... Cioè, porti Franco? No, lo porto. Se c'è Franco e vuole venire, lo invitiamo. Mi ricordo quando qui, con l'assessore Galasso... Ti ricordi l'assessore Galasso? Quello di Foggia? Non te lo ricordi? Vabbè, ci disse l'assessore Galasso, per esempio, che avrebbe fatto installare dei dissuasori. E allora noi... Rimembrando quella dichiarazione, diciamo all'assessore Galasso, magari a Foggia, dove è andato ad amministrare, se avanza lo mandi ai colleghi di Bari, sale cane e porco insieme a Franco. Okay. Si ricorda l'assessore Galasso? L'assessore Galasso? Sì, più o meno. Più o meno, sì. Già sta nel dimenticatoio. Peccato, perché ha fatto tante cose per la città di Bari. Ti ricordi che aveva promesso il dissuasore per evitare che qui sulla piazza facessero quello che volevano, sì, macchine, sì. Camion? Più o meno, sì. Come dicono a Foggia, lo si è visto? No, ma è una domanda retorica. Grazie per il tuo tempo prezioso. Succede anche che la gente socializzi, perché questa è una piazza costruita apposta. Fa niente che la socializzazione è quella più becera, dei piani più bassi, però c'è socializzazione. E quindi sotto lo... Dove eri ieri sera intorno alle 20:15? Mo lo vengo a dire a te, non l'ho capito. Come direbbe qualcuno... Signora, era con lei lui ieri alle 20:15? No, non eri con la signora. Come direbbe qualcuno che ti conosci molto bene, perché è il tuo condirettore. Di... Giudica te. Muscordchi, me ne dimentico io. E dunque, volevo dirti che quell'occhio vigile deve essere realmente vigile, non puoi porlo... Sono vigile. Ho capito, ma l'occhio della telecamera è vigile. Perché in questa piazza Porto Franco, fatta apposta per socializzare, è successo il classico fatto alla Barese, la lite alla Barese, Tino. Le donne che si prendevano per capelli, che gridavano al motto, e non potevano prendermi, che gridavano al motto, hai capito Tino, gridavano al motto e si strappavano ciocche di capelli al motto, no, hai capito Tino, no, per dirti come, cuore. Per dirti come, caro Tino, benedetti da Dio, sotto l'occhio vigile del sistema di videosorveglianza, dove c'è? Perché non si sa se ci sono tutte, ma quelle che dovevano esserci in parte ci sono, succede la qualunque, succede tutto e va bene così, passano le amministrazioni, ma questo senso di appropriazione, direi indebita, del luogo pubblico resta, perché a Bari ciò che è mio, è umei, ciò che è di tutti, è umei.
Non so se rendo bene l'idea. E lì sarebbe avvenuto questo alterco con strappamento di ciocche di capelli vario e inni alla baresità come la... capisci, Tino? E hanno visto tutti, tranne... L'occhio vigile. Delle telecamere. No, che pure ci sono, che pure ci sono. Imboscate, così. Ed evidentemente consentono tutto questo. E allora, miei cari, noi ogni tanto cerchiamo di tornare sui luoghi dei delitti passati per dirvi cosa è cambiato. E possiamo dirvi, futuri, presenti e futuri, e possiamo dirvi che non è cambiato niente, proprio nulla di niente, niente. Ecco perché il motto d'ora in poi sarà: tutto è cambiato. Per non cambiare. Per ora e solo per ora, ragazzi, da Piazza Redentore, che luogo micidiale. All'ombra del Redentore. All'ombra del Redentore, che ci voglia benedire, è quasi tutto. Saluti a casa. E bacetti ai bambini.